tanta musica. Questa sera cerchiamo di vedere se la presenza della musica a Pop Sofia è solo intrattenimento, se è quinta sonora ai discorsi che faremo, se è in pratica un richiamo per il pubblico per alleggerire la pesantezza delle serate o dietro c'è altro. Adesso non vi preoccupate, l'altro che cercheremo di attraversare, di presentare questa sera riguarda un aspetto della pop musica, cioè della canzonetta la più commerciale, la canzonetta che ha avuto tanto successo da essere in un paese come il nostro considerata un genere minore. La canzone da Sanremo in giù viene vista nella nostra società come superficialità. Siccome noi vogliamo rovesciare questa visione, come vi ha detto all'inizio Lucrezia, per cui prendiamo molto sul serio le cose inutili, anzi le cose futili, vediamo se rintracciamo un percorso culturale nella canzone. E cercando queste tracce cercheremo di far capire meglio l'arcano che vogliamo agitare, la bandiera che vogliamo agitare con Pop Sofia. C'è della cultura anche là dove non sospettiamo ci sia inquietudine, ci sia disagio, ci sia malessere. Possibile che la canzone di intrattenimento, la canzone che all'epoca vendeva milioni di copie in vinile e che oggi diventa parte della colonna sonora della nostra vita, quella che va dallo specchio all'andare a spasso per strada, la sera in discoteca, abbia un peso culturale tale da essere in qualche modo considerata filosofia? E su questa domanda una parziale risposta la bozziamo, però la bozziamo, voi ci dovete venire incontro, avere pazienza, per arrivare senza anticipare niente a delle conclusioni, dobbiamo fare un po' di storia, di percorso di questo ragionamento, cioè dobbiamo presentare dei brani che non so quanto siano conosciuti, anzi Lucrezia ci ha detto siete matti con questi brani perché non li conosce nessuno, però arriviamo poi alla fine con lo stesso approccio a parlare di brani molto conosciuti, molto presenti e molto frequenti nella vostra vita quotidiana. Noi per fare questo ci siamo attrezzati con il meglio della chitarra, Lallo Pascucci. Che si mette alla sua postazione. Lì. Mazzoni lo presento io. Lo presento io perché alla fisarmonica c'è Massimo Mazzoni. Che sarebbe, allora, Massimo Mazzoni che è un pianista. Il mio gemello. No, scusa. Massimo Mazzoni, ecco appunto, no, lo dico per due motivi, uno per evitare severe critiche e l'altro per un dovere di cronaca. Massimo Mazzoni, che ha la sua età, all'età di 12 anni fu mandato dai genitori a studiare fisarmonica. Verso i 14 anni, all'inizio degli anni 60, scoppiarono i cosiddetti gruppi e Mazzoni abbandonò la fisarmonica e si mise a suonare la pianola. Poi alla fine degli anni 60 si mise a suonare l'organo, il famoso compact farfisa. Poi dagli anni 80 agli anni 90 è stato alle tastiere. Oggi, finito il ciclo, torna alla fisarmonica. Allora, bene, saputa tutta la vicenda umana di Massimo Mazzoni, che è importante, che ci ha risparmiato però la vicenda umana di no, Schietti. Volevo dire che è tornato alla fisarmonica da 15 giorni, quindi sì. Siate misericordiosi con Mazzoni. Allora, insieme a un bravissimo Massimo, che è un pianista imprestato alla fisarmonica, che Lallo, che è un cantante e chitarrista che qui è nelle veci di Lallo Pascucci, e Vando, che fa l'avvocato con quel tipo di batteria lì, noi cerchiamo di aprire la porta. Da dove dobbiamo incominciare? Attenti, questa non è una forzatura
di Pop Sofia o del Cecchetti di questa sera. Questa è una vicenda che i più accorti nel prendere in seria considerazione la storia del costume e della società italiana condividono. Cioè la nostra società è una società globalmente, notoriamente, in qualche maniera rappresentata di grande componente identitaria nel canto, nella canzone. Dall'immaginario mondiale, globale, a quello effettuale e turistico. Se voi fate, lavorate, ci cioè sono classi del turistico, lavorate sul settore con l'ospitalità, l'incoming, una serata di musica la dovete assicurare. Chi viene in Italia cerca la musica. La gente scende a Venezia, Firenze o Roma, se scende a Roma, se scende a Firenze per l'Arno, se scende a Venezia, la prima cosa che fa quanto che sale in gondola, dice al gondoliere, canta, perché si aspetta che noi italiani cantiamo. Questo è un popolo che canta molto, o perlomeno cantava molto. E la canzone italiana storicamente è una canzone patetica. Noi siamo conosciuti nell'economia del canto mondiale per essere pieni di pathos, patetici. E se volete, l'icona che rappresenta la canzone più patetica in assoluto è quella classica dei bastimenti che partono, l'immigrazione, il ricordo, la memoria, la nostalgia, l'infanzia, che è Mamma di Beniamino Cigli, il nostro recanatese locale, è stato per decenni la canzone italiana. Improvvisamente la rottura. La rottura, dopo la spieghiamo, prima la facciamo sentire. Improvvisamente in che anno? 55. Nel 55, accomodati Ivano. La facciamo sentire? Sì. Sovvertito la scaletta. Allora, nel metà degli anni 50. Metà degli anni 50. In una Italia che esce dalla guerra, che fatica a riprendersi, dove però c'è una cappa moralistica, una presa conformistica di perbenismo asfissiante, dove le canzoni, quelle di Sanremo, di Nilla Pizzi, erano fiori, vecchi scarponi, le papere e così via, edere, tantissima edera c'era, avvinti come l'edera e così via. Improvvisamente nel 55 compare questo battito strano alla chitarra e partiamo. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, strusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frano, ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu.